Il giovane pilota umbertinese Filippo Maria Di Strutti ha trionfato sul circuito di Imola battendo gli avversari sul bagnato e portando a casa la sua prima vittoria nel campionato italiano Renault Clio Cup Italia. Già nella giornata di sabato Di Strutti aveva dimostrato di essere velocissimo, chiudendo le qualifiche in secondo e terzo posto con uno scarto risicato, un decimo appena dalla pole position. Domenica mattina lo scenario è cambiato a causa della pioggia battente e Di Strutti, con il supporto del preparatore Stefano Savelli di Montefiascone, è sceso in pista in gara 1 con cattiveria e determinazione, battagliando fino all'ultima curva con Felice Gelmini, leader attuale del campionato. La disputa si è conclusa con il secondo posto di Di Strutti, tenendo conto che nel finale la safety car ha limitato la possibilità di attacco. In gara 2 Di Strutti è partito dalla seconda fila, sempre sotto la pioggia. Bene l'avvio, al terzo giro ha superato con due staccate al tamburello prima il pilota romano Fulvio Ferri e nel giro successivo il bergamasco Poloni. Nei 6 giri finali ha tenuto un passo insostenibile e ha preso un buon margine in solitario fino alla bandiera a scacchi. Il team Next One Motorsport ha quindi festeggiato Filippo Di Strutti sul gradino più alto in una giornata che ha visto due podi e la prima vittoria del giovane pilota, che ora attende di scendere sul circuito di Monza per le due gare del 16 giugno, tenendo conto dell'attuale secondo posto nella classifica generale e del primo posto nella classifica junior.